brother. Francia Corta, 3-4 maggio, scattano i trofei Motoestate 2014. La lunga attesa ormai è finita, sul tracciato lombardo andranno in pista le 8 categorie che compongono il palinsesto di gara, che scatterà il sabato con le prime prove di qualifica e la domenica con le gare. E tra i tanti partecipanti da segnalare la numerosa presenza di piloti bresciani, attesi protagonisti sulla pista di casa. Nella Open Moto Estate, occhi puntati su Luca Pedersoli, ritorna alle competizioni dopo 2 anni di stop in sella alla BMW del team SBK Gomme. Gianpaolo Cristini, che dopo i 2 titoli nella moto di serie torna nella categoria regina del Moto Estate, Roberto Mogida e Fabrizio Rampini. Nella 600 Moto Estate, Lobartolo, dopo il terzo posto nell'edizione passata dove si è giocato il titolo fino all'ultima prova, cercherà la rivincita nei confronti di Renaudo, vincitore del 2013. Al via anche le veloci Morenita Ferrari e Ilaria Roldi, desiderose di fare bene in mezzo ai tanti piloti e giovani interessanti della categoria, tra cui Scalbi, vincitore del programma Giovani e del titolo Mini Open, e quest'anno passato la 600. La moto di serie 600, categoria entry level nel mondo delle corse con griglia esaurita ormai da mesi, avrà il via ai protagonisti del 2013, Zani, Branchi, Pizzetti, Facchetti e debuttanti, Chiorzio, Zani e Pozzi. Nella 1000 colori bresciani portati in pista da De Carli, Venzi e Mestriner. Completeranno il programma delle gare le classi Naked, KTM Duke 200 Trophy, nata per dare ai giovani un'opportunità per il futuro, Mini Open, Mini Endurance e Yamaha R125.